Ancora manifestazioni a Kathmandu alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova Costituzione del Nepal. Domenica pomeriggio il presidente promulgherà la nuova carta, frutto di 7 anni di lavoro e di 2 assemblee costituenti. Il testo, composto da un preambolo, 308 articoli e 9 allegati, stabilisce che il Nepal è una repubblica federale laica. La Costituzione era stata approvata mercoledì con 507 voti a favore, contrari 25 membri del partito Rashtriya Prajatantra, che chiedevano la trasformazione del Nepal in uno stato induista. I partiti madesi, rappresentanti delle minoranze etniche, avevano preferito boicottare i lavori della Costituente perché contrari alla divisione del paese in 7 province. Nei giorni che hanno preceduto il voto si sono registrati scontri nella capitale, così come in altre zone del Nepal, 40 le vittime. A dare paradossalmente nuovo impulso al processo costituzionale è stato il terremoto che ad aprile ha causato circa 9.000 morti e 22.000 feriti. 3 maggiori partiti che per 7 anni non erano stati in grado di raggiungere un accordo di minima, a giugno sono riusciti a trovare un'intesa.